Qua siamo tutti commercianti, in quanto oggi abbiamo l'appuntamento con l'assessore che ci ha comunicato appunto il nuovo appuntamento per vedere il daparsi di questo senso unico che hanno messo l'8 febbraio. Chiediamo che veramente venga accolta la nostra richiesta di ritornare tutto così com'è, perché sembra una zona pedonale. Sia noi come commercianti c'è proprio la desolazione, non si può lavorare, per cui tramite Pasquale, Francesco e tutti chiediamo appunto di risanare questa strada. Lo spazio c'è, perché abbiamo una distanza dal marciapiede allo spartitraffico di 9,40 m. Quindi il senso unico si può fare, altri 8,50 m dall'altra parte, è tutto qua. Un provvedimento che risulta davvero incomprensibile agli occhi dei tanti residenti, dei commercianti, di coloro, dei genitori che frequentano, che lasciano ogni mattina i propri figli, che frequentano l'istituto appunto che si trova qui in via Sardegna, per il quale abbiamo chiesto informazioni all'amministrazione. Abbiamo appena sentito l'ingegnere Biondo, con il quale vi sarà un incontro a brevissimo per comprendere quali soluzioni alternative si possono mettere in atto per evitare il totale isolamento dell'asse di via Sardegna, che con questo provvedimento risulta assolutamente penalizzata, in primis per i commercianti che vedono assolutamente desertificarsi questo asse stradale e quindi con grave danno alle loro attività, che soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando risulta davvero inaccettabile. Penalizzerà ancora di più i commercianti, così come i cittadini, i residenti, i quali non comprendono assolutamente la logica di questo provvedimento, per il quale, come dicevo, chiederemo lumi e chiederemo soprattutto un intervento immediato per il ripristino del doppio senso di marcia.